ci sta supportando da qualche anno a livello tecnico giuridico, perché noi ovviamente non abbiamo né mezzi né capacità di farlo, e con il quale vorremmo affrontare e chiarire alcune questioni che io adesso porrò una alla volta in maniera tale da essere chiaro. La prima riguarda l'esclusione, l'archiviazione, l'esclusione dal procedimento di Giulio Carino, no? E allora, a nostro parere, Giulio Carini non è stato rinviato a giudizio nel primo tampone del processo quando, secondo noi, da persone della strada, visto che gli veniva contestata la posizione come partecipe dell'associazione, l'imprenditore calabrese affermato in Trentino che si interfaccia alla pari con Macheda Innocenzi, esercita un ruolo di collegamento con la Calabria e con le istituzioni politiche, economiche e amministrative, nonché con la magistratura, mantenendo quotidianamente rapporti interpersonali affinché raggiungere gli scopi associativi e personali, a nostro avviso, insomma, il fatto di tenerlo fuori dal primo trombone del processo, no, risponde alla volontà in qualche modo di occultare questi aspetti, di non andare a toccare questi personaggi eventualmente di queste relazioni. Ecco, volevo chiedere appunto all'avvocato, siccome qualcuno dice che questo rinvio non poteva essere fatto in quanto gli altri rinviati a giudizio erano in custodia cautelare, lui no, se effettivamente era questo che ostava al suo rinvio a giudizio iniziale. Quindi partiamo da questo livello, così una cosa e l'altra. Diciamo subito che la motivazione dei giudici, diciamo, è una motivazione che formalmente può anche in qualche modo reggere, perché leggendo le carte processuali, per quello che ci è dato di poter leggere, perché una delle caratteristiche di questa vicenda è che c'è stato una sorta di ostracismo nei confronti del consorzio del Forzio. Ma per quello che si tratta di capire, la motivazione che hanno adottato, che mi pare sia qui, è che appunto che si procedeva allo stralcio in quanto si trattava di un giudizio direttissimo sostanzialmente nei confronti di coloro che erano colpiti da misura cautelare. In realtà questo non è solo una delle caratteristiche del giudizio immediato, perché il giudizio immediato ha la caratteristica di essere improntato quando la prova del reato è evidente, quindi non è necessario che ci sia stato un provvedimento di natura cautelare. Al di là del fatto che mi pare che un'altra imputata, che era la Casa Grande, se non ricordo male, anche lei aveva, non aveva, diciamo, un provvedimento cautelare vero e proprio, come Carini, però è stata direttamente portata a giudizio e quindi giudicata. Quindi la motivazione sulla base della quale si è esclusa la partecipazione del Carini alla prima parte del processo per 416 bis e quant'altro è una motivazione che formalmente può anche reggere, ma che nella sostanza non trova una giustificazione giuridica secondo noi fondata. E questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto riguarda il discorso relativo al fatto che attualmente Carini, la posizione di Carini è stata archiviata sulla base di un riconoscimento del Carini come non capace di provvedere a se stesso, presa dal tribunale di Oleretto. Ma noi chiediamo, no? Gli eventuali accertamenti relativi alla salute del Carini avrebbero potuto essere assunti anche dalla procura, visto che lui non era in giudizio comunque, anche dalla procura, altrimenti sarebbe stata la corte giudicante, penso, non dover eseguire questi accertamenti, anche dalla procura in questa fase comunque sarebbero stati potuti intraprendere degli accertamenti sul reale stato di salute del Carini? Sì, certo, anzi avrebbero dovuto farlo, perché anche qui, sulla base degli atti che noi conosciamo, sembra che la procura si sia, diciamo così, tra virgolette, accontentata della procedura di nomina di amministratore di sostegno fatta dal Tribunale di Rovereto nei confronti del Carini.
sulla base di questo accertamento, e secondo noi, per quello che ci ha dato di sapere, senza assumere iniziative dirette alla verifica della capacità di intendere e volere dei carini, ci si è in qualche modo accontentati del giudizio del Tribunale Civile di Rovereto e si è proceduto con l'attivazione. Io mi sono segnato qui una sentenza che riguarda proprio una vicenda simile, che è una sentenza della Cassazione del 2018, che recita in questi termini: il soggetto sottoposto all'amministratore di sostegno non è automaticamente considerato dal legislatore incapace di potere di volere, così come differenti sono i presupposti inerenti all'imputabilità e la capacità processuale. La tesi sostenuta dal ricorrente, che era uno che aveva fatto ricorso perché non si era applicata, la norma in maniera sbagliata, secondo cui il processo avrebbe dovuto essere sospeso ai sensi dell'articolo 71, come più o meno in questo caso, è stato così demolito, dice qua il commento, dalla Suprema Corte, perché basato su una, virgolette, mera supposizione non provata dell'esistenza di tale stato di incapacità processuale. In sostanza, lo stato di incapacità processuale avrebbe dovuto, secondo il nostro avviso, essere provato e comprovato davanti al tribunale di fronte al quale si sarebbe dovuto aprire il giudizio nei confronti di Carini. E questo è un altro punto che rendono più chiaro. Il terzo punto riguarda, la terza domanda riguarda, avrebbe riguardato, io la salto perché appunto riguardava questo aspetto per cui è già risposto, no? Per cui passiamo alla quarta, cioè passiamo a una considerazione finale rispetto alle domande, insomma, il fatto che a nostro avviso, sempre da persone della strada, il fatto che Carini a questo punto non sia stato rinviato a giudizio col primo troncone sembra diciamo, in qualche modo rispondere all'esigenza di dargli il tempo poi di costruire questo percorso per portarlo fuori dal processo. Infatti già nel febbraio 2022, quando inizia, entra nel vivo il processo perfido, lui risulta già affidato in via temporanea al figlio, poi il percorso che prosegue fino all'affidamento definitivo nell'agosto del 22, che poi porterà alla sua uscita di scena. Ecco, secondo noi, insomma, dal nostro giudizio sembra quasi che pensare male, ma insomma, ecco, volevo sentire cosa dice. Capisco perfettamente quella che è la tua idea e la tua conclusione. In effetti risponde appunto al famoso detto: pensare male si fa peccato, ma qualche volta ci si prende. Bisognerebbe capire com'erano effettivamente le condizioni di salute del Carini all'epoca, se una delle sue strategie processuali fosse stata quella fin dall'inizio di dire: ma io cerco di evitare di fare questo processo e quindi sostanzialmente mi do malato, ecco. Ma diciamo che si può pensarlo, capisco che un comitato come il vostro possa avere questo tipo di sospetto. Noi dal punto di vista giuridico, diciamo così, dobbiamo affidarci alle carte e osservare quello che ho detto prima, cioè non è sufficiente la dichiarazione, la nomina dell'amministratore di sostegno per sostenere l'incapacità a stare a giudizio del Carini stesso. Che poi lo abbia preordinato fin dall'inizio, eccetera, questo è un sospetto che può nascere e che si può anche condividere, però insomma non abbiamo gli strumenti per poterlo affermare con certezza. Certo, sospetto che comunque poi purtroppo, come ogni illazione, trova la conferma nel fatto che determinati atti, come dicevi prima, non sono stati intrapresi, come per esempio una perizia da parte della Procura nel momento in cui è arrivata questa cosa. Quindi, questa è l'ipotesi classica, cioè quando si presenta a giudizio con un certificato attestante uno stato di salute incompatibile con la celebrazione del processo, con la capacità di assistere a un processo ed essere giudicato, la cosa classica che si fa è disporre una perizia di carattere medico e al medico nominato dal tribunale si pone proprio il quesito tipico classico di questa materia, cioè se l'imputato è in condizioni fisiche e psichiche tali da poter stare nel processo e rispondere, diciamo, delle accuse che vengono rivolte nel processo.
Ecco, allora abbandoniamo per il momento Carini, poi se comunque è necessario approfondire, siamo qui, e passiamo a un altro soggetto del procedimento, cioè il generale Dario Buffa, no? Che risulta aver patteggiato nel luglio scorso una pena a 8 mesi. Negli atti di indagine risulta che Buffa si sia prodigato presso la questura per far avere a Domenico Morello il porto d'armi, rilascio che era ostacolato da condanna precedente subita dallo stesso per reato associativo, a quanto si desume da lì, della quale il generale da quel momento ovviamente è in corrente, perché si è mosso. Allora, ricordo anche che negli atti di indagine emerge come sia necessario per questi soggetti avere il porto d'armi proprio per poter trasportare armi senza incorrere nei problemi dalla Calabria al Trentino, no? Ecco. Al generale Buffa vengono contestati due reati di favoreggiamento appunto del Morello e di essersi in qualche modo informato fingendosi membro dell'AISE sulle vicende giudiziarie in tribunale, no? Allora, qualcuno sostiene anche qui che sarebbe stato irrilevante che al generale Buffa fosse stato contestato non il favoreggiamento al singolo Morello, ma Morello in quanto associato, che avrebbe aggravato a nostro avviso la sua posizione, no? Risponde al vero questo, oppure se ci fosse stata questo tipo di imputazione sarebbe stato ostacolato in effetti il percorso per arrivare al patteggiamento? Domani è difficile, ma insomma. Sì, no, qui dobbiamo dire una cosa. Primo, che noi non conosciamo né l'istanza né la sentenza di patteggiamento, per cui non sappiamo esattamente come sia stato congegnato il patteggiamento. Sappiamo peraltro che il patteggiamento, per essere convalidato, deve essere proposto dall'imputato o dal pubblico ministero, convalidato dal pubblico ministero o comunque con l'accordo del ministero, e poi deve essere valutato dal giudice, il quale ha tutta la libertà di accoglierlo, non accoglierlo, astenersi, insomma tutte le possibilità che il giudice ha di fronte alle evidenze di questo tipo. Quindi, non sapendo esattamente come è stato congegnato il patteggiamento, è un po' difficile rispondere a questa domanda. Quello che sappiamo è che comunque è una formula classica nei casi di patteggiamento, è che nel caso appunto di patteggiamento l'istanza tiene conto del fatto che il capo di imputazione risulta in qualche modo modificato, o meglio, la difesa nel proporre il capo di imputazione avanza delle riserve nel proporre l'istanza di patteggiamento avanza delle riserve sul capo di imputazione e lo qualifica in modo diverso. Questo in qualche modo lo abbiamo saputo, dopodiché però non sappiamo esattamente come il pubblico ministero abbia dato il consenso e il giudice sia arrivato alla sentenza. Anche qui abbiamo il solito problema della mancanza di ascolto, chiamiamolo così, da parte dell'autorità giudiziaria. Sappiamo che la sentenza di patteggiamento, come tutte le altre, è una sentenza che viene emessa dal giudice in nome del popolo italiano. Noi non abbiamo avuto la possibilità di avere copia di questa sentenza e quindi è un po' difficile dare un giudizio. Quel che è certo è che dal punto di vista, diciamo, processuale, una cosa è il favoreggiamento per commettere un certo tipo di reati, altra cosa è il favoreggiamento in correlazione e al fine di salvaguardare, diciamo, i partecipanti all'associazione per delinquere di stanza mafioso. Questo è chiaro, però qui bisognerebbe entrare nel merito e valutare se quel tipo di accuse che tu hai letto, che sono giustamente abbastanza gravi, e avessero poi trovato corrispondenza, diciamo, in altri elementi o comunque nelle altre indagini svolte dalla procura, che in realtà secondo me ne ha svolte molto poche, perché se si è accontentato di un patteggiamento ad 8 mesi per un fatto di una gravità estrema, evidentemente altre indagini o comunque approfondimenti non aveva fatto. Molto interessante, e soprattutto la notazione della sentenza in nome del popolo italiano. Il popolo italiano è tuttora all'oscuro, esatto, di quello che è contenuto in quella sentenza. Passo al cuore dei problemi nostri, diciamo, nella Val di Cella, che è il procedimento relativo ai carabinieri di Aviano, no? In particolare al comandante della stazione Roberto D'Andrea. Sappiamo che
questo caso, come per quanto riguarda il resto, il giudice, l'avvocato giudice Andrea ha passato la mano per l'assistenza degli operai cinesi, attualmente anche per Usupai, all'avvocato Sara Donini, e quindi facciamo salvo la libertà appunto del rappresentante diretto di. Però noi non possiamo esimerci dal fare alcune valutazioni, no? Perché praticamente questi reati, a quanto pare, i reati ascritti ai carabinieri sono prescritti e però erano già chiari nell'esposto denuncia presentato il 5 maggio 2016, quindi un bel po' di anni fa, dal compianto avvocato Giampiero Mattei. No? Negli atti di indagine condotti allora emergeva un comportamento, così scriveva Mattei nel suo esposto di denuncia, un comportamento anomalo se non illecito tenuto dai carabinieri di Albiano durante il sequestro e pestaggio dell'operaio cinese avvenuto il 2 dicembre 2014. In quell'atto erano chiaramente indicati anche i passaggi dell'indagine meritevoli di ulteriori approfondimenti, e qui mi ricollego appunto alla volontà o meno di approfondire le cose dimostrata dall'autorità giudiziaria. Primo fra tutti il ruolo nella vicenda dell'imprenditore del porto di Albiano, Franco Bertuzzi, persona che negli atti di indagine gli investigatori indicano in un primo momento come necessario escutere, la cui audizione veniva autorizzata con nota di proprio pugno dalla PM titolare dell'indagine, dottoressa Scagliarini, ma che in un secondo momento la stessa PG aliquota Carabinieri riterrà di non effettuare. No? Ecco, volevo sentire dall'avvocato giudice Andrea qualche considerazione in merito a questa vicenda e al ritardo col quale siamo giunti effettivamente a... Allora, questa parte, diciamo, dell'inchiesta che riguarda il comportamento dei Carabinieri è la parte che secondo me merita la maggiore attenzione dal punto di vista mediatico, perché presenta delle anomalie che sono veramente sconcertanti. La prima cosa è che sostanzialmente sono state affidate ai carabinieri indagini sui carabinieri, e questo è un dato assolutamente sconcertante che non trova riscontro in nessuna prassi giudiziaria che io abbia mai visto. In genere ci sono tre forze di polizia che si occupano di reati, Guardia di Finanza, Polizia, Carabinieri. Quando c'è il sospetto che un'indagine sia stata portata avanti in maniera anomala, la cosa minima che bisognerebbe fare è quella di cambiare, diciamo, polizia giudiziaria e dare l'incarico, in questo caso alla Polizia oppure alla Guardia di Finanza, cosa che non è avvenuta e cosa che secondo me ha comportato questa clamorosa questo clamoroso passaggio del tempo in maniera assolutamente incredibile e assolutamente inspiegabile. Ricordo appunto i tempi che hai già ricordato tu. I fatti che riguardano Usupai sono del dicembre 2014. L'indagine è stata fatta in maniera anche abbastanza accurata, devo dire la verità, per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, del sequestro di persone nei confronti dell'operaio cinese, ma già nella prima fase di queste indagini emergevano dei comportamenti assolutamente anomali, discutibili e da verificare da parte dei carabinieri di Albiano. Tanto è vero che al deposito degli atti e prima del giudizio, perché il processo a carico di Usupai in primo grado è del 4 novembre 2016, il 5 maggio 2016, quindi quando ho avuto contezza degli atti, il povero avvocato Giampiero Mattei ha fatto una memoria che ha redatto una memoria che sostanzialmente richiama i comportamenti anomali tenuti dai carabinieri per questa vicenda ed è sostanzialmente l'ossatura di quella che poi è diventato il capo di imputazione formulato, mi pare, alla dottoressa Colpani, se non ricordo male, a carico del maresciallo D'Andrea e degli altri carabinieri di Albiano. Il problema è che dal 2016 ci sono voluti 8 anni per poi arrivare al rinvio a giudizio e sempre a quello che a noi costa, perché su questo dobbiamo sempre mantenere ferma quella riserva che abbiamo fatto, in questi 8 anni non è stato fatto nulla, perché ripeto, gli elementi indicati da Mattei il 5 maggio 2016
erano già all'attenzione della procura, che aveva disposto il rinvio a giudizio dei due imputati, ma degli imputati, nel contempo aveva in mano le carte per procedere e ha proceduto, per la verità, ma con un ritardo assolutamente colpevole e che non trova nessuna giustificazione in nessuno degli atti che abbiamo potuto esaminare e verificare, perché erano accertamenti e sono accertamenti che erano già preconfezionati nella memoria di Mattei, che sono stati poi appunto trasfusi nel capo di imputazione, che non so se l'avete visto, ma sono due pagine di capo di imputazione dove è indicata pedissequamente esattamente qual è stato il comportamento anomalo dei carabinieri, quali sono stati i favoreggiamenti commessi, qual è stata l'omessa denuncia, quali sono stati, diciamo, gli altri reati che sono stati contestati al maresciallo D'Andrea, tra l'altro anche con il concorso esterno all'associazione 416 bis. E su questo argomento veramente non sappiamo proprio cosa dire, se non che il vizio iniziale di consentire ai carabinieri di indagare su se stessi probabilmente è stata la causa di questo rallentamento assolutamente ingiustificato. E allora, l'ultima conclusiva domanda, terreno scivoloso sul quale voglio dire. Scusa, posso fare una domanda? Ah, sì. E sul discorso dell'imprenditore che, su cui si doveva indagare, non si è fatto. Noi, ripeto, non abbiamo io sono un pensionato da 2 anni, quindi purtroppo non ho una conoscenza recente, anche se il comitato qui sono sempre aggiornati, ma di fatto mi pare che non abbiamo potuto verificare altro. C'è una indicazione della procura, c'è un'indicazione ai carabinieri di ascoltare Bertuzzi, ma di fatto poi Non ci risulta che sia stato evaso. Poi dopo può darsi allora le pieghe di qualche procedimento, di qualche archiviazione, chi lo sa. L'avvocato Mattei, ricordo, che chiese, quando noi ci siamo resi conto che c'era questa annotazione, questa richiesta, e non era, e negli atti a noi consegnati non vi era l'interrogatorio di Bertuzzi, Giampiero Mattei telefonò al luogotenente della visita alla Procura d'Indagine chiedendo se per caso ci fosse stato un errore nel consegnarci gli atti, e il luogotenente allora rispose che non avevano ritenuto di procedere all'interrogatorio di Bertuzzi. Ma questo è un po' strano, perché non era un'iniziativa dei carabinieri, era un'iniziativa della procura, che imponeva, quando una procura diciamo indica di procedere all'ascolto di una persona, non so se come persona informata di fatti, probabilmente, quindi senza le garanzie, l'assistenza dell'avvocato, non è che la polizia giudiziaria si può rifiutare o può fare una valutazione propria per la quale poi l'esigenza sentita dal procuratore, diciamo, in qualche modo superata. Quindi la trovo molto strana. Ricordo ancora la meraviglia, appunto, il disappunto dell'avvocato Mattei quando mi comunicò questa della risposta avuta dalla polizia giudiziaria. L'ultima considerazione, appunto, dicevo, voglio trascinare Bonifacio su un terreno scivoloso, è che noi, riprendo un po' il discorso che si faceva prima, di fronte a tutto questo, no? Ci chiediamo, è davvero da ritenersi priva di fondamento l'indagine secondo la quale tale modo di procedere, metto insieme tutto, sia stato funzionale a limitare il più possibile il coinvolgimento in queste vicende giudiziarie di personaggi che contano, o comunque di limitarne la portata anche rispetto alle conseguenze sul piano politico ed economico di tutte queste connivenze? Sì, diciamo, è un terreno un po' delicato. Un terreno scivoloso. Però insomma, la considerazione di tutto che puoi fare sicuramente è una considerazione che trova qualche fondamento nello svilupparsi di questo procedimento. Ricordo tra l'altro che l'indicazione di connivenze, diciamo così, o comunque di rapporti anche con la magistratura locale è una considerazione, è un fatto che risulta ampiamente da tutte le carte processuali. So, mi pare di poterlo dire, perché non è un segreto, che poi la posizione di questi magistrati, per esempio del Tribunale o della Corte d'Appello di Trento, è stata valutata dalla competente autorità, mi pare, giudiziaria di Trieste, ed è stata in qualche modo archiviata. Però di fatto non sappiamo esattamente, perlomeno io non sono a conoscenza, di quali siano state poi le indagini portate a termine dalla procura di Trieste per giungere alla richiesta di archiviazione.
e ne abbiamo qualche notizia forse in qualche procedimento disciplinare che ha riguardato magistrati, vero? CSM, e in cui comunque il comportamento di questi magistrati è stigmatizzato al punto tale che, se non ricordo male, allora uno dei magistrati indicati come, diciamo, partecipe alle famose cene ha ritenuto di andarsene di sua spontanea volontà, un altro è stato trasferito, un altro ha chiesto il pensionamento anticipato, insomma qualche fondamento, quindi diciamo che ci fossero state connivenze, qualche fondamento evidentemente c'era, quindi la vostra considerazione è, diciamo, una considerazione che non è peregrina, insomma, ecco.